Angelo Villani, l'ex presidente della provincia di Salerno, è finito agli arresti domiciliari per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata dalla rilevante entità del danno patrimoniale relativamente all'amministrazione della Sannio Discount. Questa mattina infatti gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari che hanno visto coinvolti, oltre ad Angelo Villani, anche le due sorelle Elisa e Giovannina Villani e Bartolomeo Pagano. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno preso il via dopo la sentenza dichiarativa di fallimento del noto gruppo Alvi S.p.A., una catena operante nel settore della distribuzione alimentare di proprietà proprio della famiglia Villani. Secondo gli inquirenti, gli arrestati avrebbero agito in modo da portare al progressivo svuotamento del patrimonio aziendale, avvantaggiando altre società rientranti nell'orbita del gruppo Alvi in modo da sottrarlo deliberatamente ai creditori. La condotta delittuosa, secondo la Procura della Repubblica di Salerno, si sarebbe concretizzata attraverso la dissimulazione dei beni aziendali mediante operazioni di cessione e locazione a condizioni antieconomiche a favore di un soggetto giuridico asservito al gruppo Alvi per composizione societaria ed attività esercitata nel tempo. La bancarotta fraudolenta inoltre si sarebbe realizzata mediante una sistematica opera di svilimento del patrimonio aziendale, un modus operandi che secondo gli inquirenti avrebbe portato a sottrarre cospicue disponibilità liquide dai canali istituzionali bancari, ostacolando l'individuazione della successiva destinazione e del conseguente riutilizzo di tali somme.